Quindi, poi l'anima entra e percepisce se stessa all'interno del corpo e noi siamo in questo momento evolutivo. Siamo tutti quanti così. A parte qualcuno di voi che forse è un po' fuori di testa, che è ancora un po' di qua, che è ancora un po' fuori, qua ci chiama fuori di testa, non è così? Fuori di testa? Fuori di testa. Ah, sì, fuori di testa. E il futuro, il nostro futuro è così. E cioè un po' alla volta riconosceremo il nostro corpo. Quando parlo di corpo parlo di emozioni, di mente anche. Riconosceremo i nostri involucri come esterni a noi. Vedete? Quindi scomparirà la paura della morte. Perché il corpo fisico verrà percepito per quello che è, non per quello che sembra. È facile, eh? Sembra difficile, ma non lo è. Cosa vuol dire? Che un certo giorno, nel futuro, la nostra anima utilizzerà la personalità, perché stiamo parlando di personalità, per manifestare la divinità. Quindi la personalità diventerà uno strumento proprio per manifestare i talenti e la bellezza. Vedete? Di qua l'anima impiega milioni di anni per entrare nel corpo, quindi non può manifestare niente, perché sono i corpi che attirano l'attenzione dell'anima, perché l'anima, la vostra anima, sto parlando di voi, guardate che volendo questa cosa, se vi facessi chiudere gli occhi, è un viaggio che si può fare, però ci vuole tutta la mattina, non penso che sia il caso, quindi dovete voi essere allegri e cercare di capire, mi seguite, poi se non ce la fate io vi spiego meglio, però è importante che voi capiate chi siete, perché chi sei tu? Perché abbiamo sempre la concezione, sono qua, sono sempre stato così, è la storia del centurione con l'orologio, cioè, sapete che una volta nei film c'erano i centurioni con l'orologio e la gente guardava il film e diceva ma non penso che c'era il Rolex ai tempi dei Romani, no? Che è già un ragionamento giusto, perché? Perché si facevano i film di serie B, di serie C e poi la comparsa arrivava lì, faceva il macellaio, arrivava lì. Che devo mettere? Oh, sapete che gli facevo un orologio? Con l'orologio si dimenticava di togliere l'orologio. Perché vi dico questa cosa? Perché noi abbiamo l'impressione che siamo sempre stati così. Avete capito? L'esempio è sciocco. Cioè, se adesso l'orologio, abbiamo sempre avuto l'orologio. Naturalmente è un ragionamento sciocco. Però cercate di capire cosa voglio dire. E cioè che dal punto di vista della nostra evoluzione non abbiamo la coscienza di chi siamo stati. Guardate che importante questa cosa, perché avere la coscienza di ciò che noi siamo stati ci permette di avere coscienza di ciò che noi saremo. Io non so se percepite l'importanza di questa cosa, perché essere chiusi nel proprio corpo significa, in un certo senso, avere dei paraocchi. E i paraocchi sono il contrario della crescita della consapevolezza. Anche queste cose che sembrano ininfluenti, perché voi potete dire, ma io posso vivere benissimo tutta la mia vita senza fare un viaggio nel passato, un viaggio nel futuro, potreste dire così, invece non è vero, perché dal momento in cui vi percepite esclusivamente qua dentro, e questa è la normalità, beh, avete delle specie di paraocchi, perché percepire la propria evoluzione è importantissimo. Ve lo spiego un po' perché sennò sembra un po' criptica questa cosa, almeno a livello intellettuale mi seguite per adesso. Perché è importante avere la percezione della propria evoluzione? Perché la percezione della propria evoluzione ci proietta nell'infinito, ci toglie da una visione schematica delle cose, da una visione ridotta delle cose. Qual è la visione ridotta? Sono nato 50 anni fa e morirò tra 50 anni. Questa è una visione ridotta. E vi ripeto, si può vivere benissimo così, però c'è un salto di coscienza incredibile quando noi abbiamo il senso dell'infinito. Cioè percepiamo noi stessi all'interno di qualche cosa che è antico. Capite un po' cosa voglio dire? E guardate, e avete capito, ve lo posso dimostrare, vi posso far fare questo viaggio. Magari in un'altra occasione faremo questo viaggio. Pensate che questo è il compito dello yoga, fare questo viaggio. Quindi, l'argomento di oggi, quindi se non avete mai fatto questo viaggio, vuol dire che avete fatto uno yoga a metà. Già una prima indicazione oggi, perché lo yoga è proprio il connubio tra il cielo e la terra, e il connubio tra il cielo e la terra significa conoscere ciò che noi siamo dal punto di vista spirituale. Su questo non c'è alcun dubbio, vedete? Quindi, nella prima parte di questo viaggio, l'anima è inconsapevole, totalmente inconsapevole. Quindi, delle entità luminose spediscono in qualche modo l'anima all'interno del corpo, cioè con un corpo, ma questo corpo è completamente sconosciuto. L'anima non ha idea che possa interagire con quel corpo, fa fatica a capire che c'è un nesso.
mentre invece nel futuro questo nesso sarà completo e la personalità diventerà uno strumento di manifestazione del divino. Fino a qua ci siamo? Bene, come si crea il nesso tra l'anima e il corpo? Va bene? Allora, l'anima non ha alcuna connessione col corpo, entità luminose creano questa connessione. Cercate di immaginarla un po' questa cosa, crea questa connessione, però l'anima guarda il corpo e non ha la minima idea di cosa sia, di cosa serva. Va bene? Come l'anima impara a interagire col corpo? Attraverso degli impulsi elettrici, che sono esattamente quelli che voi avete usato per alzare questa mano. Quando vi dico di alzare la mano, da qualche parte è immediata la cosa, naturalmente, è un millesimo di secondo, però c'è comunque un'intenzione. Poi non ci fate caso perché è immediata la cosa, quindi non ci fate caso, però da qualche parte c'è questo impulso. Ascoltate le mie parole e mettete questo impulso, voglio alzare la mano si alza. Non dite neanche, attenzione perché sono particolari ma sono importanti, eh? Non mi fate incazzare stamattina. Non dite neanche, voglio alzare il braccio. Lo fate, è immediata la cosa, sono piccoli particolari che sono importantissimi. Quando l'anima non ha alcuna concezione di questo corpo, cosa succede? Succede che non può mandare un messaggio elettrico, per elettrico intendo i nervi, intendo queste cose qua, non lo può mandare perché non sa neanche da che parte cominciare. Seguite, no? Non ha nessun rapporto con quel corpo. Allora il viaggio è al contrario. Cioè non è l'anima che manda impulsi al corpo, ma è il corpo che manda impulsi all'anima. Adesso ve lo spiego bene. Allora, ci sono tre anime che guardano tre corpi. È tutto immaginario questa cosa, però questi esempi sciocchi vi servono per capire quello che sto dicendo. Ci sono tre anime che guardano tre corpi. Sono all'inizio del viaggio e ammettiamo che possono parlare. Non parlano, ma mettiamo che possono parlare e dicono che si accorgono che ci sono tre corpi, dicono, ma cos'è quella roba? Boh, se tu conosci quella roba, avete capito? Non possono parlare perché il linguaggio arriva da milioni di anni, però insomma almeno guardano questi affari e dicono cos'è quella roba? Boh. Poi a un certo punto cade una tegola che a quel tempo noi non eravamo coscienti, ma le tegole c'erano già le case, le tegole. Cade una tegola sulla testa di uno, quello fa. No, quello fa niente perché il corpo è un corpo e quindi quel corpo lì fa qualcosa. Queste tre anime stanno parlando, avete capito che non c'era neanche il linguaggio, ma loro stanno parlando, mi sembra di parlare all'asilo all'asilo, mi sembra di parlare all'asilo, però l'importante è che capite. Poi stanno parlando e dicono cos'è successo? Ma non so, dice, ti è successo qualcosa? No, a me niente. La terza dice, sì, a me è successo qualcosa. Ho ricevuto una scossa elettrica. Ma dai! Ma dai, una scossa elettrica? Come mai? E io, oh, no, non ho la minima idea. Non so. Fine. Dopo 6 milioni di anni, perché è tempo lunghissimo di queste cose, lo yoga è un casino. Vuoi parlare dello yoga? È un casino, stiamo tutto il giorno... Dopo 6 milioni di anni, per farvi capire, non bloccatevi sulla data che l'ho inventata naturalmente, dopo un lungo periodo di tempo, sono sempre lì quei tre lì, non sanno neanche giocare a carte. Pensate un po' la noia mortale che però c'è, sono lì, le anime lì senza niente, in questo stato di sonno che non è più profondo, senza sogni, ma comincia a essere sognante, perché se vedi il corpo comincia a essere sognante. Però avete capito, come voi nel sogno vedete delle cose che però poi... E poi ti svegli e dici, boh, dove sono andato? Non ci sono più. Avete capito? Quello stato. Non dovete capire queste cose che sono importanti. Allora, dopo un tot di tempo lunghissimo, cade un'altra tegola sulla testa di quello lì. Quindi vedete che il caso che faccia cadere due tegole sulla stessa testa, già vedete quanto tempo occorre. Quei tre sono sempre lì, che guardano, dicono, no, guarda, questa cosa l'ho già vista. Non possono dire così perché non hanno la memoria, non hanno il passato, non hanno niente. Però per spiegarvi devo fare questo discorso senza senso. E allora dicono, ma non è che tu senti ancora qualcosa? Sì, guarda, ho sentito proprio la stessa cosa che ho sentito 3 milioni di anni fa. Allora il ragionamento diventa, ma non è che c'è un nesso tra me, anima, e quella roba? Avete capito?
e gli altri che non hanno avuto la fortuna che la tegola gli cadesse in testa, dicono: non ci credo, tu sei un complottista. Che a quel tempo c'erano già i complottisti, Fabrizio, dove c'eri già a quel tempo? No? Vedete cosa voglio dire? Tu sei un complottista, no? Poi gli cade un meteorite sulla testa, il meteorite, vi assicuro, che manda una scossa elettrica importante. Insomma, dopo milioni di anni, io dalla vostra faccia vedo che voi avete ricevuto tantissimi meteoriti qui. Avete capito cosa voglio dire? Cioè, non è l'anima che manda un messaggio, un impulso al corpo, ma è il corpo che per milioni di anni manda un impulso all'anima. È facile da capire questa cosa, eh? Allora guardate bene, mi casca un meteorite sulla mano destra. L'anima percepisce l'impulso e dopo milioni di anni incomincia a dire: non è che se io questo impulso che ho ricevuto lo mando tale quale, interagisco con quella roba che chiamano il corpo? Avete capito? Pensate che bello, eh? Quindi l'anima fa, avete presente quelli, insomma, magari un po' triste, ma quelli che entrano in uno stato di non so, o paralisi o cose del genere, che a un certo punto devono rieducarsi, no? Cosa fanno per rieducarsi? Sembrano cose, però accadono, quindi le possiamo vedere, sappiamo che esistono. Cioè, quelle persone devono fare uno sforzo incredibile per mandare quell'impulso, quando invece la mano non si muove. Non è così? Cercate di capire, un esempio un po' strano, però è così. Si chiama rieducazione. L'educazione è: fai pian piano le cose che prima facevi facilmente, che prima facevi senza pensarci. Non è così? A un certo punto invece, per una disfunzione particolare, beh, ti devi riconcentrare su quella cosa, devi mettere tutta la tua energia. Sapete cosa vuol dire? Anzi, fai una grossa fatica, perché devi imparare a mandare un impulso, perché è quello poi un ordine al tuo corpo di muoversi. Poi riprendi l'abitudine, perché chiaramente l'hai fatto per milioni di anni, quindi lo sai come funziona, un po' alla volta ricominci a camminare, ricominci a muoverti. Però vedete, l'importante, io ci ho messo tutto questo tempo per farvi capire come funzioniamo noi, quindi facciamo delle cose senza accorgercene, e dovremmo essere grati di questo. Già solo questo aspetto ci dovrebbe riempire di gratitudine, perché siamo a un livello evolutivo, anche se ancora limitato, perché abbiamo possibilità infinite, chiaramente, no? Anche se a livello limitato, però abbiamo la capacità di inviare questi impulsi al nostro corpo. Non è così? Non sapete fare questa cosa? Chi di voi ha mai pensato che ci occorrono milioni di anni per fare questa cosa? E ancora una volta, non pensate che questa cosa sia ininfluente, perché vi sbagliate. E avete capito perché? Perché senza il senso dell'infinito non si cresce nella coscienza, non c'è consapevolezza. È uno dei primi aspetti il senso dell'infinito, percepire se stessi nell'infinito. Guardate, devo proprio far così, devo proprio fare questo gesto, non posso dire la parola infinito così, non posso dirlo, perché c'è un movimento verso l'alto, perché c'è questa gioia della consapevolezza che si espande all'infinito. Non è bellissimo? Perché ci piace tanto essere davanti al mare? Perché ci ricorda questo senso dell'infinito, abbiamo questa bellezza dentro. Non è così? Non è che dobbiamo andare al mare adesso per riattivare questa cosa, ci sentiamo felici. E perché? Perché finalmente per qualche minuto usciamo da questi schemi, da questi paraocchi che abbiamo davvero, e ve lo posso anche dimostrare che è così. Noi viviamo con i paraocchi, poi abbiamo dei momenti in cui entriamo all'infinito. Cos'è l'innamoramento di coppia? L'innamoramento di coppia è un salto all'infinito, è bellissimo l'innamoramento di coppia, non so se ve lo ricordate, beh, qualcuno di voi oramai che dice boh, se lo ricorda più. L'innamoramento è una cosa fantastica. Se ci fate caso lì, e voi non ci fate caso perché pensate subito a... Se ci fate caso, guardate negli occhi una persona, lì siete nell'infinito. E il senso dell'infinito vi crea gioia esistenziale. Più di così, capite quindi l'importanza di sviluppare l'infinito. Quando guardate negli occhi il vostro cane, cavolo, lì c'è il senso dell'infinito. Guardate un bambino che gioca, c'è il senso dell'infinito. Ogni volta che voi siete in uno stato gioioso, lì vivete nell'infinito. Se ci fate caso, un po' alla volta dovete farci caso. È importante che voi vediate queste cose, se no è tutto scontato.
e guardi negli occhi qualcuno, è scontato. Non è scontato, in quel momento l'altro ti dà la possibilità di espanderti all'infinito. E noi proviamo quella gioia quando siamo nell'infinito, quando la nostra coscienza vola nell'infinito. Non fatemi passare tutta la mattina su questo, dovreste capire quello che sto dicendo, va bene? Però metteteci l'attenzione su questa cosa, perché è importante percepire se stessi nell'infinito, uscire dagli schemi mentali che ci portano invece, ci portano ogni volta all'interno di una scatola. Guardate che la maggior parte degli esseri umani vive all'interno di una scatola. Cos'è questa scatola? Tutti i nostri pregiudizi, tutti i nostri pensieri triti e ritriti. Viviamo in questo mondo, a volte per tutta la vita. Quindi il mio compito è quello di tirarvi fuori da questa scatola, guardate un po' cosa mi tocca fare, cosa mi tocca dire. E questo è solo un esempio. Cioè percepite che avete un'età animica e che questa età animica ha un senso. Perché il minimo risultato di quello che vi sto dicendo adesso è quel senso di gratitudine di cui vi parlavo prima. Sarà l'importante la gratitudine nella crescita della coscienza? Caspita. O volete fare l'esercizio del dentifricio? No, non ho capito. Cioè, voglio diventare più consapevole. Allora prendo un dentifricio, sto lì, dico, sono consapevole, poi mettete un post-it giallo sullo specchio e dite, ricordati che quando ti lavi i denti non sei lo stesso ebete del giorno prima. Allora, leggete, cavolo, mi sto lavando i denti. Oppure volete lavorare in un altro modo? Adesso si lavora in un altro modo, perlomeno quello che vedo io, insomma. Avete capito allora? No, qua ci siamo. Perché vi dico tutto questo? Perché vi ho fatto questa storia? Anche se parziale, però vi ho dato questa idea, e questa idea ce l'avete perché ve l'ho data questa idea. Perché lo yoga del fisico, questo. Lo yoga del fisico è il più antico. Avete capito perché è il più antico? Perché il maestro yoga, no. Uscite dal tempo, però, non di adesso, ma del passato, che adesso è un altro discorso. Non è che uno dice alza la mano destra, la lezione è finita, vai a casa. No, a meno che vi faccia questo tipo di lavoro di consapevolezza. E nello yoga si fa questo lavoro di consapevolezza. Prendi coscienza del tuo corpo, della tua respirazione, di queste cose. Non si fa? Meno male che si fa. Però anche l'insegnante dovrebbe capire perché lo fa. Mi spiego? No, non farlo perché te l'hanno insegnato. Capire che lo stai facendo perché lì c'è la vita che si esprime, c'è l'anima che si esprime. Vedete la differenza? Vedete quando quel medico dice ma un giorno ci saranno medici che non cureranno i sintomi per arrivare all'anima, cureranno l'anima per arrivare ai sintomi. Vedete un po' questa cosa? Anche l'insegnante di yoga un po' alla volta si deve trasmutare all'interno, quindi. Non è più un aspetto fisico che è importante, anche se uno viene per fare lo yoga, per rilassarsi un po', va benissimo. Però è l'aspetto, sapete che lo yoga è soprattutto un rapporto spirituale, è una conoscenza spirituale, è un'unione, e l'unione avviene attraverso il fisico, ma avviene anche attraverso altri modi, ma ci arriviamo un po' alla volta. Quindi, anticamente, un maestro di yoga cosa era in realtà? Era qualcuno che prima degli altri aveva imparato ad alzare la mano destra. Avete capito cosa intendo? C'era qualcuno che per ragioni di antichità, per ragioni di meteoriti, cioè uno dice sono consapevole ma non si rende conto che a volte è consapevole perché gli è arrivato un meteorite qui, è così che funziona. Una pietra avrà il diritto di diventare consapevole? Ha il diritto di diventare consapevole. Pensate che una pietra diventa consapevole, sapete dove? Nei bagni penali, che non sono i bagni Luigino che ci sono lì. I bagni penali sono dove mandavano i carcerati a spaccare le pietre. Fantastico. E coloro che spaccavano le pietre erano consapevoli che spaccando le pietre creavano delle nuove forme di coscienza. Pensate un po', e spaccare le pietre, ce ne avevano due balle così, però da qualche parte facevano un lavoro di risveglio, perché la pietra si risveglia a martellate. Io questa cosa più o meno l'avete capita? Chi è che mi dice di sì? Fate sì con la testa. Fino a qua l'avete capita? Cioè io do una martellata alla pietra, l'ho spiegato per due ore,
donna maltratta la pietra diventa più consapevole. Però capite che di martellata la pietra ce ne devo dare un bel po'. Però funziona allo stesso modo, perché non possiamo dire no, nella pietra non c'è coscienza. Con quale diritto, diciamo così? Semplicemente un altro stato di coscienza che sicuramente non è tanto sveglio. Non è che puoi dire alla pietra qualche cosa, cioè, non è che ti risponde, non è che puoi far leggere il giornale alla pietra. C'è un lungo periodo, però se la prendi a martellate, la pietra un po' alla volta si sveglia. L'avete capita questa cosa? Sapete che vi faccio sempre dei trucchi. Questo è un trucco, questo era un inghippo, questo era un agguato. Cioè, vi ho fatto dire di sì, che in realtà non avete capito. Ci siamo fino qua o no? Tu bionda? Quelli che si mettono dietro sono i ripetenti. Sono i ripetenti. Si nascondono così non vi guardano negli occhi i furbi. Adesso vi dimostro che questa cosa l'avete capita fino a un certo punto. Vi ricordate già cosa avete capito? Quello che dovreste aver capito, avete capito? Che non avete capito? Quello che dovreste aver capito, quindi, è che la pietra, per diventare consapevole, ha bisogno di martellate. Anche l'anima di tipo umano, all'inizio, ha bisogno di scossoni forti, di meteoriti sul naso. Questo l'avete capito bene? Adesso voi, adesso, nel 2023, avete bisogno di martellate. Ecco dove volevo arrivare, perché sennò è facile la cosa. Avete bisogno di martellate dal punto di vista fisico? No, perché la martellata cosa serve? Dai una martellata, l'impulso arriva all'anima, l'anima lo interpreta e dice: oddio, ho preso una martellata, non è che posso darmi indietro la martellata, no, in realtà non è così, non è che posso rimandare l'impulso e muovere il braccio, non abbiamo più bisogno, fino qua ci siamo. Ma a livello emozionale, voi andate a cercarvi un fidanzato che vi fa impazzire e sono martellate, non vi rendete conto di queste cose, non vi rendete conto. Sono martellate, avete capito la martellata emozionale che cos'è? Bene. Poi prendete una martellata e dite: ci sarà un nesso? Guardate che sto parlando di voi, e che voi dite: no, ma tu sei divertente. No, non sono divertente, sono molto serio. E poi andate a trovare un altro fidanzato che è uguale a quello di prima e vi dà un'altra martellata. Non è come la storia che vi ho raccontato fino adesso, questa qua, non è uguale? Poi dopo 30 martellate, 30 fidanzate, dice: ma ci sarà qualcuno nesso? Nella vostra intelligenza. Non è così che funzioniamo? E qual è questo nesso? Non ditemelo, fin per carità, se lo roviniamo la mattinata. Fino a qua ci siamo però, eh? Qual è il nesso? Avete capito? La martellata emozionale si capisce. Ti lascio. Vedete che silenzio di tomba. Non è una martellata? L'abbiamo vissuta tutti questa cosa. Bene? Qual è il nesso? Dai, rifletteteci un minuto, senza dirlo. Avete capito? Il nesso della martellata fisica è che imparo a gestire il mio corpo. E il nesso con la martellata, che avete capito che cos'è, emozionale, dai che ci arrivate da soli, perché è sullo stesso piano, utilizzate un'analogia e capite come funziona. La prima cosa che si comprende, vi aiuto un po' io naturalmente, sono qua apposta, la prima cosa che si comprende è che c'è un rapporto diretto tra ciò che accade sul piano emozionale e la vostra sofferenza. So che sembra scontato. Quindi accade qualcosa a livello emozionale, percepite questa sofferenza. Questa sofferenza deriva da una bastonata esteriore. È importante percepire questo. E infatti questa cosa voi la percepite. Questa cosa la percepite già. Vedete che ci sono dei gradini nella percezione di ciò che noi siamo. Cosa vuol dire? Vuol dire che l'altro vi fa qualche cosa, questa cosa arriva come una martellata a livello emozionale, c'è la sofferenza e voi dite: tu sei un pezzo di merda. Non è così che funziona? Avete capito la frase? Perché avete capito? Cioè, il nesso qual è? Sembra tutto scontato, ma non lo è. Il nesso qual è? Soffro, fino a lì ci arrivate, è colpa sua. Non è così? Non è questo il nesso?
Però è un po' riduttiva questa cosa, è un po' riduttiva, direi che è un po' riduttiva questa cosa, perché se vogliamo diventare più consapevoli, significa che il nesso deve essere su un altro piano, o no? Qual è il piano? Ci sono tanti piani successivi, ma arriviamo a qualche piano più in alto. Seguitemi bene. L'altro mi fa qualcosa a livello emozionale, mi arriva la martellata. Io oramai ho oltrepassato il livello del nesso, è colpa sua. Ammettiamo che l'abbia oltrepassato, però rendetevi conto che per oltrepassarlo devo ricevere delle martellate, avete capito la pietra? Quante martellate devo ricevere? E non solo quelle che ricevo in questa vita, ma quelle che ricevo nel passato. Milioni di volte ricevo questo stimolo, però voi siete in questo momento, in un momento evolutivo particolare, in cui il nesso diretto tra sento dolore e colpa sua, incominciate a rifletterci, non è così? Non l'avete superato ancora, no? L'avete superato, no? Ancora un po' c'è questo nesso, no? La voglia di dire all'altro sei un pezzo, no? C'è questo nesso ancora, eh? Poi abbiamo fatto un gradino in più, quindi diciamo, ma sarà così? Oppure questa sofferenza che io provo dipende dalla mia interpretazione del segnale che mi è arrivato, della martellata che mi è arrivata. Quindi questa martellata posso gestire in un altro modo, capite? Questa è la vostra anima. E qual è il gradino successivo? Non è che la mia sofferenza dipende dall'attaccamento? Non è il gradino dopo? Che voi tutti quanti conoscete? Conoscete benissimo questa cosa. E cioè, dall'attaccamento deriva la sofferenza. Quando c'è sofferenza, c'è qualche forma di attaccamento. Questa cosa la conoscete bene. Però quando io vi dico se la conoscete, voi mi dite di sì. In realtà poi io vi dimostro che invece non è vero, perché conoscere qualche cosa significa che applichi quella cosa, la applica all'inizio con uno sforzo, poi la applichi senza sforzo. Guardate che sto sempre parlando di questa cosa, alzo la mano senza pensarci. Arriverà un momento nella nostra evoluzione in cui noi dare la colpa agli altri di qualcosa sarà scomparso dal nostro mondo, dal nostro stato esistenziale, non esisterà più. Riuscite a mettervi in questo stato d'animo? Sarà difficile adesso, ci vorrà del tempo, ci vorrà per voi qualche milione di anni. Poi, se vi svegliate un po', magari in una decina d'anni potete fare qualcosa, però vedete che siete voi che dovete entrare in questo modo di essere. Quindi ricevete tante martellate fino a quando voi come anime incominciate a fare un nesso, a tirare i fili di questa cosa. Mi capite bene? Vedete bene? Ci sono domande fino a qua, avete capito? Non andate nei particolari perché sennò ci perdiamo, eh? Sono esempi sciocchi, esempi infantili, che però io è importante che vi faccia capire questa cosa. A livello mentale, quindi avete capito la difficoltà a livello emozionale, avete capito come a livello emozionale, dal punto di vista evolutivo, noi siamo ancora molto indietro. Che molto indietro non vuol dire niente, perché siamo sempre più avanti di qualcun altro e più indietro rispetto a qualcun altro. Però dato che vogliamo andare verso il futuro, siamo indietro rispetto a alcuni ideali che noi abbiamo. Chi di voi non ha l'ideale di applicare questa legge, e cioè l'attaccamento produce sofferenza? Chi di voi non ha questo ideale, insomma? Cioè perché chi di voi non vuole uscire dalla sofferenza, comprendendo la ragione della sofferenza? Ce ne sono altre, però questa è importante. Quindi voi vi siete accorti sicuramente che l'attaccamento produce sofferenza, questo l'avete visto con chiarezza. Però vedete quanto tempo ci vorrà ancora per stabilire dentro di sé questo principio spirituale chiaro. E cosa diceva quel dottore lì? Un certo giorno il medico curerà attraverso i principi spirituali, vi ricordate? Cosa sto facendo io adesso con voi? Nel mio piccolo, naturalmente, non mi sto prendendo per chissà chi. Però non sto lavorando su questo. Non è un processo di guarigione questo, in un certo senso, in cui cerco di chiarirvi i principi spirituali che poi spetta a voi applicarli più o meno. Quindi a livello emozionale avete capito come noi siamo ridotti. Però è importante che voi capiate che ci sarà un futuro in cui nasceranno dei bambini che non avranno più alcun nesso tra soffro e colpa tua. È chiaro questo a vedere. Però è importante, perché quella è la linea, la strada, è importante conoscere la strada dove si va. E altrimenti la crescita interiore è un optional. Cioè dici, ma se voglio lo faccio, se voglio non lo faccio. Non mi seguite, cioè,
è colpa tua, tutta la vita, 100 volte, 1000 volte, poi crepi, sei ancora lì, poi ritorni e dici è colpa tua, ecco, cosa vogliamo fare, milioni di anni così, sempre a ricevere queste bastonate, questi meteoriti dentro, sentite questa cosa, non è una sofferenza, non è un colpo al cuore, che riceviamo, vedete così, quindi vedete il senso dell'infinito, come importante. Che bello, nasceranno dei bambini che non avranno più questo nesso. Chiaro questo. Ma chi prepara questi bambini? Se non noi. Chi prepara il futuro di questi bambini? Siamo noi che dobbiamo preparare. E vostro nipote vi dirà, nonna, visto che siete tutte donne oggi praticamente, nonna dirà, ma che cos'è la gelosia? E voi che siete... Te lo spiego io cosa è la gelosia. Lascia fare a me. La gelosia è quando il nonno guarda le chiappe della portinaia. E il bambino li guarderà. E beh, vedo le facce, vedete le facce che avete? Se le facce che avete, dice, come? Il bambino dirà, e beh, come? Non si incazza anche lui? Come? Allora non l'ho educato bene, perché poi voi educatori siete fantastici, cioè, lo devo educare alla gelosia. Guarda che se non sei geloso vuol dire che non ami, non avete mai sentito questa cosa? Se non sei geloso vuol dire che non mi ami, cioè, roba da incubo, roba da meteorite proprio, deve arrivare un meteorite per svegliarvi, quello è un incubo proprio. Quindi la nonna dirà, no, bambino tu, adesso sei piccolo, non capisci certe cose. E noi rimbambiti, deficienti, completi, sto parlando anche di me naturalmente, che parliamo agli esseri della nuova era, agli esseri speciali, che non conosceranno più la gelosia, è solo un esempio la gelosia. E noi che faremo fatica a spiegarlo, diremo, ah, perché sai, non è giusto che il nonno guardi le chiappe della portinaia, e l'altro dirà, perché mai, no? Perché se guardate poi dice, boh, avrà il diritto il nonno di guardare un po' le chiappe di chi vuole, o no? Che sembra un discorso, cioè, sempre il discorso che ha fatto chissà chi, però è una cosa di una banalità estrema. Ognuno di noi ha il diritto di guardare le chiappe di chi vuole, no? Perché il fondamento del rapporto di coppia dovrebbe essere, per voi no, dovrebbe essere la libertà, perché la libertà è sinonimo di amore. E se questa cosa vi dà un po' fastidio, che la libertà sia sinonimo di amore, dovreste fare una riflessione. Vi spiego? Cioè, se voi dite sì, la libertà sarà sinonimo di amore, vi conosco, voi dite sì, sarà la libertà sinonimo d'amore, però, no? Non ci mettiamo un però, un ma, cioè, ma però non è così, cioè, però sta attento quello che fai, perché io ti spezzo le gambe, non è così. Guarda pure il culo della portinaia, ci ho messo 3 milioni di anni, perché dovete pensare così. Se guardi il culo della portinaia, vabbè, cioè, sono 3 milioni di anni che ci lavoro, vabbè, però, e questo però è un capolavoro, però. E vedete, noi siamo all'interno convinti che questo però sia la base della nostra esistenza, siamo assolutamente convinti, vi vedete dentro come funziona, però sta attento a quello che fai, e siamo convintissimi, e quando qualcuno ci dice guarda che forse c'è qualcosa, che c'è qualche rotella che gira male, io sono geloso perché lo amo, ah beh, allora ricominciamo da capo,